Ben ritrovati su Planet Discount TV. Come avrete potuto intuire, oggi andiamo ad analizzare il nuovissimo Alphawise V10 Max, il robot aspirapolvere che spazza e lava dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo. Prima di iniziare a parlarne però è doveroso il ringraziamento a GearBest per avermela inviata. Non è la prima volta che mi approccio ad un prodotto simile, ma non ne ho mai apprezzato l'effettivo utilizzo e l'effettivo funzionamento. Però mi sono dovuta ricredere quando ho ricevuto Alphawise, quando ho iniziato a testarlo, perché è stato veramente un piacere delegare a lui il lavoro sporco. Ma quali sono brevemente le caratteristiche tecniche di Alphawise V10 Max? Siamo in presenza di una potenza di 2000 PA, laser radar per poter mappare a 360 gradi l'ambiente da ripulire e tecnologia SLAM, che crea algoritmi per tracciare gli ostacoli, sfruttando 32 diversi sensori che calcolano il miglior percorso da seguire in autonomia, scegliendo fra ben 6 diverse modalità di pulizia disponibili. Va rimossa la protezione dei sensori, altrimenti non funzionerà il rilevamento dell'impatto. La base di ricarica viene raggiunta automaticamente quando a corto di autonomia. Impiega fra le 3 e le 4 ore per una ricarica completa, che assicura 120 minuti di pulizia ininterrotta. Ma andiamo ad analizzarne ogni elemento. Partiamo subito con la base di ricarica, che ha un design molto minimal, che gioca con questo contrasto per antonomasia di colori, black and white. Ha un peso piuma praticamente, sembra quasi un giocattolo, ma in realtà svolge ovviamente la funzione proprio di base di ricarica per il robottino, come avete potuto vedere nel video precedente. Nella parte posteriore riporta le istruzioni in cui sono indicate appunto le misure che devono essere rispettate, le misure di distanza tra il robottino e ciò che lo potrebbe circondare. Che sia un mobile, una sedia, lui necessita di circa un metro sui vari lati per poter ritornare alla sua base di ricarica in tutta tranquillità. Questo qui è il caricatore con presa europea, lo spinotto si inserisce qui ed è pronta la nostra base di ricarica. Passiamo ora alle istruzioni, abbiamo due tipologie di istruzioni, uno per l'utilizzo dell'applicazione e uno per l'utilizzo del robottino.
Fortunatamente le istruzioni sono anche in lingua italiana, quindi molto utili magari per chi non si destreggia bene con le lingue che possono essere francese o inglese. Sono molto, molto pratiche, molto essenziali, vengono anche indicati tutti i tipi di componenti e il loro utilizzo, la loro funzione, tutto ciò appunto che riguarda proprio il robot. Ma iniziamo con l'analisi degli accessori specifici per quanto riguarda il lavaggio. Il lavaggio in particolare è un plus da non trascurare, soprattutto considerando che questa funzionalità solitamente è riservata a dispositivi molto più costosi rispetto al prezzo a cui viene venduto questo Alphawise V10 Max. Questo nello specifico è una placca che va applicata, successivamente vedremo come, appunto per diciamo, l'utilizzo con acqua del dispositivo. Questo in particolare è il serbatoio appunto per l'utilizzo con acqua di Alphawise. Quello lì è il tappo di gomma da cui, come potete notare, c'è un'incisione, si può inserire direttamente la bocca del rubinetto e riempirlo di acqua, ha una capienza di circa 450 ml e può essere appunto riempito di acqua senza l'uso di detersivi, saponi o altro, perché potrebbero andare a danneggiare gli augelli. Vedremo poi in seguito come si inserisce all'interno del robot. È molto semplice. Questa placca grande, che io definisco a forma di mezzaluna, è fondamentale per quanto riguarda proprio la pulizia del pavimento con il panno in microfibra che vedete. C'è un ricambio, come avete notato all'inizio del video, e all'interno del pacco di Alphawise, ed è molto semplice da estrarre e rimettere. Il panno in microfibra non rischia di staccarsi durante l'utilizzo di Alphawise, perché praticamente ha questa linguetta bianca che si va ad incastrare perfettamente agli angoli della mezzaluna, come la chiamo io, di questa placca, e poi in più troviamo questo tipo di velcro, che in realtà non è un velcro come quello comune che si usa negli accessori, nei vestiti, nelle borse, ma è molto più rigido, e per questo non siamo sicuri al 100% che il panno non avrà nessun tipo di problematica durante proprio l'utilizzo di Alphawise, durante il suo lavoro. Questo è il filtro di ricambio per quanto riguarda il serbatoio di aspirazione. Il robot si presenta così, con il serbatoio di aspirazione da 400 ml già inserito all'interno, che si stacca appunto dal suo apposito vano tramite questa linguetta di plastica rigida. Abbiamo questa spazzolina per la pulizia del filtro. E andiamo a inserire in maniera molto semplice anche il serbatoio appunto dell'acqua. Con la stessa modalità lo possiamo inserire e togliere, così come faremo per quello di aspirazione. Nella parte di sotto, nella parte che appunto poggia per terra, con delicatezza, cosa che io non ho fatto, andiamo ad estrarre le spazzole e andiamo a rimetterle, per mostrarvi che si inseriscono appunto con un incastro molto semplice. Questa placca si rimuove, che protegge la spazzola, si rimuove appunto con una piccola pressione, e il rullo appunto che ha le spazzole, questa parte siliconica morbida, raccoglie tutto, veramente tutto: cotone, capelli, fili. Inseriamo adesso invece la placca che riguarda la pulizia con acqua e andiamo ad inserire anche la famosa mezzaluna con il panno in microfibra. Ecco, la cosa che vi dicevo è che vanno rispettati esattamente gli incastri e i tagli, perché altrimenti il robot non potrà essere utilizzato in maniera corretta. Quindi facciamo attenzione su tutti i lati e inseriamo correttamente il panno. Sui nostri canali, che come al solito trovate qui sotto in descrizione, lo troverete intorno ai 200 euro.
Veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma adesso veniamo al reale funzionamento sul campo, ovvero sul pavimento, e andiamo a capire e a vedere effettivamente come funziona AlphaWise V10 Max. Andiamo ad accendere il robottino dal tasto che vedete qui in video e andiamo a scannerizzare, nel mio caso, il QR code per Android. Troviamo l'applicazione esatta, l'apriamo, la installiamo. Ovviamente questa parte è molto velocizzata, facciamo tutte le procedure del caso, andiamo avanti. Inizia la connessione tra applicazione e l'accoppiamento, diciamo, tra applicazione e robottino. È così che si presenta l'applicazione appena viene aperta. Troviamo il livello di carica, di batteria in percentuale in basso a sinistra, il tempo di funzionamento del robottino, da quanto tempo appunto sta lavorando, e a destra invece quanta aria ha lavata in metri quadri, quanta superficie. Qui in More troviamo altri comandi, tra cui il mappamento della zona appunto da pulire. Io nel mio caso ho preso la cucina. Si possono anche rinominare, ci sono dei nomi specifici che tu puoi adattare, quindi kitchen eccetera, perché io ho messo l'applicazione in inglese, ma è disponibile anche, credo, il francese, lo spagnolo e un altro paio di lingue. Cleansing makes me happy. Poi appunto sempre in More troviamo altri tipi di comandi. Questi sono due screen rispettivamente della mappatura della mia cucina quando è stata lavata da AlphaWise V10 Max e qui invece quando è stata aspirata da AlphaWise V10 Max, e per farvi vedere il movimento che lui compie per non tralasciare nessuna zona. Ma adesso vediamolo in azione. Possiamo notare come si districhi facilmente anche tra le sedie senza alcun tipo di difficoltà, si avvicina lentamente agli ostacoli e passa senza problemi tra una sedia e l'altra. Qui invece è in azione con modalità lavaggio. Vi faccio vedere il movimento che compie sia in aspirazione che durante il lavaggio per portare appunto a termine il suo compito. Crea questa sorta di movimento a serpentina affinché appunto sia certo di pulire ogni zona e non tralasciare neanche un angolo. Anche per questo video credo di avervi detto tutto quanto, non devo aggiungere nient'altro, spero che vi sia piaciuto e se così fosse vi invito a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale. Se avete dubbi, domande, richieste particolari, come al solito lasciatemi un commento, tutti i nostri canali sono come sempre in descrizione e vi invito ad unirvi a tutti quanti per trovare sempre offerte e sconti eccezionali. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.